Tre zaini abbandonati hanno fatto scattare l'allarme antiterrorismo in piazza Carlo Alberto. Erano le 8 del mattino quando una segnalazione alla caserma dei carabinieri di via Hermet, che si affaccia proprio su quel giardino, ha fatto scattare l'allarme antiterrorismo con massima allerta proprio per la vicinanza con il presidio dell'arma e i condomini adiacenti. In pochi minuti i militari hanno isolato l'area con il nastro di delimitazione, poi l'intervento della squadra degli artificieri della Polizia di Stato sul posto con lo speciale robot artificiere. Il mezzo, già visto in azione per un allarme bomba nei pressi del tribunale, è telecomandato, dotato di braccio meccanico e microcamere e consente di operare a distanza per le prime analisi di elementi sospetti senza mettere a rischio l'incolumità degli operatori. Una volta analizzati con il robot uno per uno i tre zaini, è stato accertato che all'interno erano riposti solo degli indumenti, probabilmente di alcuni barboni che avevano passato la notte sulle panchine del giardino nei pressi del campo da calcetto. Allarme rientrato quindi, anche se pure nella giornata di ieri, gli artificieri hanno avuto il loro bel da fare. Una valigia sospetta abbandonata sulla pista ciclabile di via dell'Istria aveva fatto scattare l'allarme la scorsa notte. Un intervento resosi urgente vista la prossimità fra l'oggetto e la palazzina d'ingresso dell'ospedale infantile Burlo. Fortunatamente, una volta attuato il protocollo di intervento, gli operatori hanno potuto appurare che all'interno della valigia non c'era nulla di pericoloso. Sono stati trovati un telefono cellulare di vecchia generazione e una tromba. Ad ogni modo, l'episodio testimonia l'alta soglia di attenzione delle forze dell'ordine dopo la lunga serie di attentati terroristici che hanno seminato il panico in Europa. Rimane però un punto di domanda, sollecitato nuovamente anche questa mattina dai telespettatori: perché allora venerdì pomeriggio, durante la partecipatissima cerimonia di addio della nave Majestic sulle rive, camion e furgoni sfilavano senza problemi a poca distanza dalla folla?